Sondrio ti prende per la gola, il primo evento di primavera dell'amministrazione comunale va in archivio con un successo pieno e tondo, un successo che neppure il vento gelido di sabato è riuscito a rovinare, merito se vogliamo anche della splendida domenica di sole che ha permesso a migliaia di persone di godere del capoluogo sotto un'altra luce, ma anche di scoprirlo, e soprattutto in questo senso l'obiettivo è stato egregiamente raggiunto. Le sensazioni sono molto molto positive, tanta gente che viene da fuori apprezza la nostra città. Abbiamo avuto dei bei feedback positivi. Il tempo sabato non ha aiutato, però devo dire che comunque i tour erano completi nonostante il tempo, il vento sia stato un po' fastidioso. Abbiamo registrato una buona affluenza anche da fuori Sondrio, quindi soprattutto zona Interland Milanese, Bassa Valtellina, Interland Milanese, anche un gruppo di Siena addirittura, per cui siamo contenti. Poche disdette, anzi abbiamo confermato le nostre 1500 prenotazioni e molta gente in città, in tutti quelli che sono stati gli eventi che hanno animato il tessuto cittadino. Una domenica tanto affollata e animata non si vedeva da moltissimo, una sorta di saluto collettivo e gioioso alla recentissima fine dello stato di emergenza. C'è voglia di ripartire, c'è voglia di riscoprire anche le nostre città, e questo secondo me è stato un evento che ha consentito di conoscere la città in modo diverso, perché abbiamo proposto questi percorsi ciclopedonali sino alla passerella delle Cassandre, ma non solo, i percorsi fino alla Sassella, lungo il Rusca, insomma consentono di vivere a 360 gradi la nostra città. Sondrio ti prende per la gola ha avuto anche il grande merito di spalmare, per così dire, i partecipanti, tanto in centro città quanto nelle frazioni, con la doppia attrazione della passerella sulle Cassandre tra Ponchiera e Mossini e la Big Bench a Triangia. Abbiamo comunque mantenuto il cuore della città attivo con eventi, spettacoli, c'è stato ovviamente, abbiamo parlato di sostenibilità e di mobilità sostenibile con le bike, per cui abbiamo fatto uno show acrobatico in piazza Garibaldi, mercatini, un po' di atmosfera medievale per accompagnare la salita e il cuore della Sondrio storica, i falchi, i giochi di una volta, tutto per creare un contesto animato. Discreta è la risposta dei commercianti, non molti coloro che ieri hanno tenuto le saracinesche su. Un'occasione mancata, va detto. È un periodo difficile, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, però come ho sempre detto anche nelle precedenti riunioni, se siamo uniti sicuramente riusciremo anche a superare questo periodo di difficoltà. Naturalmente bisogna crederci, intanto il successo di questo fine settimana non rimarrà isolato o fine a se stesso. È un primo evento che inaugura la stagione, ma che vuole essere una proposta di pacchetti e di modalità per poter conoscere Sondrio, quindi Sondrio con le camminate, quindi per arrivare sino alla passerella, Sondrio nella cornice dei vigneti, Sondrio in e-bike, Sondrio arte e cultura. Tutti i tour hanno fatto il pienone.